Buongiorno, ben ritrovati. Ci troviamo a Rio de Janeiro, precisamente sulla spiaggia di Copacabana. Ci fermeremo qui a Rio soltanto per qualche giorno, tempo di girare i luoghi più interessanti, e poi ci sposteremo nella foresta amazzonica per rendere il tutto più avventuriero e concludiamo il nostro tour facendo la rotta delle emozioni fino a Jericho Coara. Rimanete connessi perché sarà tutto molto brasilenge. Tu mi stavi aspettando. Ciao ciao. Ci vediamo dopo. Per comprendere questa città, nata all'interno di una foresta pluviale a ridosso del mare, dove lungo chilometri di spiaggia si pratica ogni tipo di sport ad ogni ora del giorno, senza mai sentire la stanchezza, mescolando il divertimento alla speranza al di sotto di lussuosi grattacieli, e per abbandonare quell'idea riportata dal turismo del 2000 che Rio sia soltanto criminalità e prostituzione, in questa che io reputo la città più bella del mondo, è giusto partire dai sobborghi, è giusto partire dalle favelas. È appena cominciata la nostra avventura all'interno della favela Rosigna, ci hanno accompagnato con le moto fino alla vetta della favela e adesso ci incammineremo a piedi verso il basso per andare un po' a scoprire com'è qui la situazione. Unica regola che ci ha dato la nostra amica Evelyn. Ciao! Quando ci avvisa di abbassare i telefoni, abbassiamo immediatamente i telefoni perché la situazione potrebbe diventare molto complicata. Nelle favelas si vive di regole e di rispetto. Camminando su e giù per il labirinto di tunnel, per noi che veniamo da fuori, è impossibile capire dove fare attenzione. Evelyn, essendo di Rocigna, sa perfettamente quali sono le zone di traffico o dove si trovano persone che non vogliono assolutamente essere inquadrate, per motivi che possiamo immaginare. Tuttavia, le favelas sono delle comunità dove chi riesce a lavorare è molto apprezzato. È quel posto dove su un campetto di cemento si riesce a sentire il profumo del sogno brasiliano. È un posto dove le persone si aiutano a sopravvivere e se Evelyn si sta guadagnando qualcosa con noi facendoci fare un giro, nel rispetto dei favelanti, possiamo sentirci al sicuro. Rosigna si distingue per essere la favela più grande di tutto il Sud America. Ufficialmente sono conteggiate 70.000 persone, secondo chi ci vive superano le 200.000 unità. Rosigna è l'emblema della disuguaglianza sociale in Brasile, in quanto ai suoi lati, a sinistra c'è Gave, la vediamo giù in fondo, e sulla destra c'è San Corrado. E queste due zone sono le zone con il più alto costo al metro quadro per i terreni. Fa fatica ad arrivare sia luce che acqua e non esistono impianti fognari. I boiler che vediamo sopra quasi tutti i tetti di queste abitazioni sono indispensabili perché il comune mette a disposizione per 2 ore la settimana l'impianto idrico e in queste 2 ore a settimana i favelanti fanno carico di acqua che gli servirà per l'intera settimana. Rio de Janeiro, ore 16:30, abbiamo appena terminato la fila, il prossimo teleferico è il nostro per salire fino in cima. Ma dove ci porto? Questo qui davanti a noi è uno dei monolite più alto di Rio de Janeiro ed è la prima tratta che completa il nostro teleferico. Faremo una sosta proprio su in cima e poi ci sposteremo sul monolite più alto di Rio de Janeiro, che raggiunge un'altezza di 400 metri. Per chi non lo sapesse, un monolite è una roccia di un unico blocco. Qui c'è la storia del teleferico Bondinho, ecco il primo modello, questo giallo, mentre da quest'altra parte c'è l'ingresso per chi volesse fare un bellissimo giro in elicottero, 375 reais per 6-7 minuti. Magari la prossima volta che veniamo a Rio de Janeiro. Finalmente arrivati al pan di zucchero, 410 metri di altezza, ed è proprio da qui che si gode la vista più bella di tutta Rio de Janeiro. Eccola qui. Ed è anche molto importante questa vista perché fa vedere perfettamente la baia di Guanabara. È molto importante perché
La prima spedizione che fecero i portoghesi, quindi quando arrivarono in Sud America, proprio qui a Rio de Janeiro, arrivarono in questa baia e loro, credendo fosse la foce di un fiume, chiamarono questo posto Rio de Janeiro, fiume di gennaio, in quanto arrivarono proprio a gennaio. E se a qualcuno l'etimologia di Rio de Janeiro poco importa, il tramonto dal pan di zucchero mette tutti d'accordo. Mentre il sole scompare dietro l'orizzonte, le luci della città si cominciano ad accendere e tutto prende un'altra forma, Rio si manifesta in tutta la sua bellezza, non lasciando impassibili gli occhi di nessuno. Non potevamo non venire a mangiare a Feijoada, alla casa da Feijoada, traduzione in italiano fagiolata, essenzialmente riso, fagioli e carne di maiale. Come start di benvenuto, salsiccette veramente buone e ancora più eccezionale la zuppa di fagioli, ottimo. Adesso attendiamo a Feijoada. Come si mangia in Brasile la feijoada? Riso bianco, ciccioli, no? Un nome italiano? No. No, italiano mi dice ciccioli, ha la pelle, la grassa di maiale. Tipo grasso, porchetta. Con pelle, la pelle del maiale. Buongiorno della Escalera Celaron. Eravamo già venuti ieri mattina, ma essendo mezzogiorno c'erano migliaia di persone. Ora sono le 8 del mattino e non c'è veramente nessuno. Guardate che bella. L'orario migliore per scattare una buona foto qui alle Escalera Celaron sono proprio le 8 del mattino. Chi prese come missione di vita quella di far diventare questa scalinata un'opera architettonica fu Jorge Celaron, che dipinse a mano le prime 300 piastrelle. Oggi chi ne beneficia sono tutte quelle ragazze come Claudia che vengono qui per farsi delle foto mozzafiato. Mozzafiato, mozzafiato. Quizzettone del giorno: dove si va col Corcovado Railway di Rio de Janeiro? Vi do un paio di indizi. Il primo: andiamo sul punto più alto di Rio de Janeiro, a 710 metri. Secondo indizio: andiamo nel punto più iconico di Rio de Janeiro. Spoiler: a vedere il Cristo. Arrivando al Cristo con il trenino, totalmente avvolti dal verde, si rende chiara l'idea di come questa città si sia insediata nella foresta e come questa città si sia guadagnata l'appellativo di foresta urbana più grande e bella al mondo. In prossimità del Cristo Redentore, che nel 2002 è stato inserito fra le 7 meraviglie del mondo, il quale dai piedi al capo misura 30 metri di altezza, la percezione è che la città sia avvolta e protetta dal suo sontuoso abbraccio. Visita al Cristo terminata, adesso ci rilassiamo un pochino al mare, ci vediamo domani, ciao! Il posto dove stiamo per entrare è stato fondato nel 1837 da 3 immigrati portoghesi che avevano come desiderio quello di portare l'istruzione e la cultura portoghese in Brasile. Parliamo del Gabinetto Reale di Letteratura Portoghese, un luogo magico in stile neogotico con migliaia di volumi al suo interno, un vero e proprio gioiello nel centro di Rio de Janeiro. Avremmo potuto parlare di Rio all'infinito, però, come in qualsiasi viaggio, il tempo a disposizione è sempre troppo poco. Iscrivetevi al canale così sarete avvisati quando uscirà il prossimo video girato nella foresta amazzonica. Percorreremo il Rio Negro, entreremo nel polmone verde della terra ed avremo a che fare con animali di ogni genere. Jonas, prendi a chi?